Sono il più umile al mondo. Prego. Ti faccio capire. Oh, oh, io ci posso avere le orecchie. Dumbo, orecchie a molla. Quello che. Gentilissimi utenti, ci sono nuove stories di Nicola Savici. Una storia che lui ha fatto di 9 minuti, questa qui vi lascio comunque anche la scheda, ma quella di oggi è una storia piuttosto interessante, perché le parole di Nicola, in questo momento dobbiamo distinguere il Nicola dei social e forse il Nicola vero, o magari quello che lui ha provato e ha voluto essere e che vuole essere. Ripeto, il mio è un discorso generalizzato, sicuramente forse sto anche sbagliando, magari è semplicemente il presuntuoso che abbiamo conosciuto, non lo so. Ma ascoltate le sue parole, perché a me sono piaciute. Vi suggerisco anzi di iscrivervi comunque al mio canale per non perdervi nessun contenuto. È gratis, è divertente, è utile. Fatelo, date una mano tantissimo alla community di Lives. Non più. Una buona visione a tutti. La trasformazione pubblicata oggi non voglio che sia altro che un pratico esempio di come nella vita tutto sia possibile. Non stiamo parlando solo di un ragazzo che si è messo in forma, si è messo l'impegno in palestra e ha raggiunto. Stiamo parlando di una persona che con un sacco di ore di lavoro al giorno, con i problemi che possono avere tutte le persone, io, te che stai guardando la storia e tutte le altre persone che ora mi ascoltano e mettono in dubbio il fatto di dover incominciare un percorso per migliorarsi. Andrea, che ho appunto pubblicato poco fa, non è altro che la dimostrazione che volere potere. Andrea, come lo insegna a te che stai guardando la storia, lo insegna anche a me, lo ricorda, anche perché io non mi sono mai trovato nella condizione fisica di partenza in cui era lui, sempre e comunque mi rendo conto che come reagirei io, essendo così, in quello. Un attimo al discorso di prima, ciò che vi consiglio è quello di non basarvi quando decidete di affrontare un percorso in palestra, quando decidete di affidarvi a un personal, quando decidete comunque sia di cambiare la vostra vita, perché credetemi, voi sottovalutate un sacco l'estetica, perché voi con l'estetica migliorata leggete in automatico la voglia di farsi vedere dagli altri, quando invece l'estetica quando migliora non è altro che la voglia di vivere che torna nei vostri occhi, perché voi ogni mattina vi svegliate, vi guardate allo specchio, la maggior parte di voi quando si guarda allo specchio non si piace, e quando tu ti guardi allo specchio e non ti piaci, non credi in te, non hai voglia di fare, non credi in progetti futuri. Perché? Perché addosso hai quella circostanza che non che tu possa vivere circostanze, tu hai proprio addosso, sopra di te quella circostanza, addosso hai quella circostanza che quando vedi una ragazza che ti piace, che sia in un pub, che sia in un bar, che sia in una discoteca, un locale, una piazza, non ti ci avvicini perché ma quella li vorrà fisicati, li vorrà in un certo modo. Insicurezza, non sei sicuro di te. Oppure hai una riunione di lavoro fra 2 giorni e sei lì che ti cervelli su quale outfit migliore puoi avere per disegnare meglio il tuo corpo e renderti più credibile quando. E ora qui arriveranno gli insicuri. Le competenze lavorative non te le fa il fisico? Sì, è vero. Però un biglietto da visita estetico ti mette nella condizione di poter essere preso in considerazione prima di altri. Oppure, sei in sovrappeso, ma io devo andare a lavorare, non è che... Fallito, stai sbagliando anche lì, perché anche tu non ti piaci, non sei performante, non carichi 3 buste della spesa e sei affaticato. Hai fatica a prendere tuo figlio in braccio. Non sono attacchi, non sono giudizi. Voi leggete tutto questo come se io stessi giudicando chi non è in forma solo perché io ho i muscoli, perché io lavoro, perché io alleno con il corpo, cioè lavoro con il fisico, perché mi alleno un sacco. Non sono attacchi. Non sputate in cielo. Dovreste ringraziare di avere nei vostri social o nella vita di tutti i giorni persone, uomini come me, che vi spronano e vi incitano a dover fare di meglio, perché ragazzi il corpo è uno, la vita è una, e se voi non siete a vostro agio con la macchina che è Cristo, che Dio vi ha dato, come potete essere a vostro agio con la mente,
che è ancora più importante. Quindi, e con questo chiudo, smettetela di gettare la vostra frustrazione nei commenti sotto il reel, nei direct, nei commenti dei prima e dopo di altre persone che hanno semplicemente voluto mettersi al lavoro e hanno superato tutti quei paradigmi, tutti quei blocchi che voi avete. Tutto quello che vedete su internet non è altro che, quando è reale, sottolineo quando è reale, non è altro che la presa di posizione di una seconda persona che ha voluto fare quello che invece tu non fai, nascondendoti dietro le scuse di tutti i giorni. Perché te lo dico con tutto il cuore, tu non lo sai, tu che stai guardando la mia storia, non sai il cammino che ho fatto, non sai le difficoltà che io trovo tutti i giorni, però credimi, volere è potere, e quando ti vuoi migliorare, con qualsiasi difficoltà ci sia, credimi che ti migliori, credimi che lavori. E te lo dice una persona a cui ti fa vedere solo la palestra, le belle macchine, non ti faccio vedere le mie difficoltà quotidiane, non ti racconto i cazzi miei e della mia famiglia, del mio passato do solo qualche, diciamo, passami il termine che non c'entra un cazzo, qualche spruzzata, tanto per far vedere che anche io ho avuto qualcosa di difficoltoso, perché era una base per cui poter lavorare e motivarvi. Ma tu non lo sai con chi stai parlando, quindi anche lì, quando trovate qualcuno su internet che vi sprona a fare meglio, che vi mostra con i fatti un qualcosa di migliore di quello che voi siete, non solo fisicamente, ma anche a livello di vita, anche stupidamente a livelli di beni materiali, apprezzate, sfruttate quelle occasioni per motivarvi, disciplinarvi e mettervi al lavoro.